Salve a tutti, c'ero un po' mancato, ma andiamo a rivedere un'altra partita di Bobby Fischer, il grande campione americano che ha dato spettacolo non solo sulla scacchiera nel secolo scorso. Qui stiamo per vedere il torneo interzonale giocato a Sousse, in Tunisia, che a quel tempo erano i tornei che servivano per determinare lo sfidante del campione del mondo di scacchi. Questo torneo è rimasto famoso un po' per la stravaganza di Fischer, che da ebreo, nonostante gli avessero concesso gli organizzatori alcuni privilegi, tipo sugli orari di gioco e i giorni di pausa, nonostante tutto, ad un certo punto ha deciso di ritirarsi dal torneo, quando tra l'altro era completamente in testa con 7 vittorie e 3 pareggi. Quindi un altro degli atti possibilmente scellerati. Genio e sregolatezza di Fischer, che siamo stati abituati a vedere anche in occasione proprio della sfida mondiale con Spassky. Ad ogni modo, questo gli costò abbastanza caro perché non poté certo partecipare alla sfida mondiale seguente, ma dovette aspettare il 1972 per poter sfidare Spassky per il titolo. Ok, comunque, tra una stravaganza e l'altra, ebbe tempo anche di giocare questa piccola perla che andremo a vedere analizzata in questo video. Buona visione. Questa partita Fischer gioca con il bianco e Miagmar Suren con il nero. Ok, E4, come è giusto nelle partite di Fischer, E4 best by test. E6, il nero prova a entrare in una difesa francese, quindi qui normalmente si prosegue in questo modo. Però Fischer va un po' più sul conservativo. E qui gioca D3, una variante della francese chiusa. Ok, che succede però? Il nero può in qualche modo pareggiare velocemente. Può giocare D5. La posizione sembra simmetrica, ma in realtà non è, perché chi ha il vantaggio è il nero qui, perché minaccia di giocare D per E e poi poter sfruttare eventualmente l'inchiodatura di questo pallone sulla donna. In caso di cambio di donna, il re bianco sarebbe costretto a rimanere al centro. Quindi in qualche modo qui il bianco deve difendere il pedone. Se lo fa normalmente con cavallo C3 non è tanto buona la cosa, perché c'è D4. Questo cavallo dovrà spostarsi, presumibilmente in E2, anche perché potrebbe rimanere vittima degli attacchi avversari se va in B5. Attacca questo pedone, però blocca i propri pezzi in difesa. E il nero però difende con C5. Ora il nero ha guadagnato molto spazio e si trova in una posizione probabilmente di leggero vantaggio. L'altra alternativa per il bianco era spingere, per esempio, però questo pedone poi rimane facilmente in crisi dopo C5, che blocca la possibile difesa con pedone D4, e successivamente il nero potrà attaccare probabilmente con frutto questo pedone. Ok, vediamo però che succede. Qui Fischer gioca la più comune, cavallo D2, unico modo per difendere tranquillamente questo pedone. Cavallo F6, si rinnova un altro attacco. E ora G3. Anche se era più comune cavallo GF3, comunque il bianco qui si prepara a mettere in fianchetto l'alfiere, farà la mossa di cavallo successivamente. C5, buona a controllare il centro dal lato. E ora alfiere G2, fianchettamento come previsto. Ok, ora a questo punto il bianco ha questo pedone di mezzo e difficilmente però potrà riuscire a aprire questa diagonale. Questa è un'altra debolezza che ha questa apertura un pochino troppo conservativa del bianco. Cavallo C6, sviluppo, cavallo GF3, come visto in precedenza. Alfiere 7, viene portato fuori l'alfiere e non si prepara a roccare. E difatti anche il bianco lo precede, per così dire. Ok, ora mossa al bianco, che fare? La mossa più comune qui è torre 1. Si vuole cominciare a rafforzare il centro prima di spingere, viceversa Fischer butta subito il pedone avanti in E5. Questa può essere una mossa un pochino rischiosa, perché come visto in precedente, essendo presente il pedone C5, difficilmente il bianco potrà spingere per difendere E5. Quindi ok, guadagna molto spazio al centro, però il nero si appresta ad attaccare in massa questo pedone. Torre 1 difende ancora tranquillamente, e la strategia del bianco da qui in poi sarà quella di cercare a tutti i costi di difendere questo pedone centrale. Se cade, chiaramente
il dominio che ha il nero al centro potrebbe divenire soverchiante. Ok, che fare? Qui il nero continua il proprio attacco sulla ridonna. Ok, si prepara a spingere vari pedoni, cominciare a infastidire il bianco sul lato lontano dal re. Un'altra opzione poteva essere giocare donna c7 per proseguire l'attacco. Su 5 però il bianco continua a difendere bene ancora con donna e2, senza troppi problemi. Ok, comunque dopo b5 Fischer risponde con cavallo f1, una mossa sembra difensiva. Cosa va a fare questo cavallo? Le opzioni sono o andare in e3, oppure dopo la spinta h4 passare da h2 per andare verso l'ala di re. Entrambi opzioni possibili. Se vedete, il fatto è che il bianco comunque, grazie a questo forte centro del nero, è un pochino troppo chiuso in difesa. Ok, qui cosa può fare il nero? Un'idea potrebbe essere spingere f6 per aprire la colonna d'attacco per la torre. Questo però lascerebbe un po' troppo debole il pedone e6. Difatti dopo e per f, qui si minaccia di giocare alfiere g5, quindi il nero fa bene non riprendere di torre, ma di cavallo. E ora alfiere h3, vedete, diventa impossibile difendere questo pedone. L'unico modo è difendere di donna, ma in tal caso ci potrebbe essere semplicemente anche alfiere f4 con sviluppo. Non ci sono grossi controgiochi per il nero. Ok, quindi viene giocata b4, il nero continua ad avanzare, e h4 come previsto, dando un'altra via al cavallo per passare in attacco. A5, nessun problema, il bianco è ancora indietro di sviluppo, quindi il nero può cercare di portare i pedoni in attacco e guadagnare spazio sulla ridonna. Alfiere f4, viene sviluppato questo alfiere, si continua a difendere questo punto, questa mossa che sembra un pochino troppo conservativa, un alfiere piantato su un pedone, però lascia l'opportunità al bianco di sviluppare uno di questi due pezzi che stavano difendendo il pedone stesso. Ok, viene giocata a4, con minaccia di spingere in a3, e questo provocherebbe probabilmente vari problemi al bianco, che decide di evitare la spinta giocando a3. Se veniva fatta un'altra mossa, ad esempio torre c1, la spinta a3 creerebbe grossi problemi, perché se il bianco mangia si dà via libera alla torre, quindi qui è presumibile spingere in b3, però si crea questo avamposto un po' fastidioso dove potrà far risiedere un cavallo il nero. Ecco perché Fischer gioca a3 subito, a cui risponde con il cambio Mjagmar Suzen. E ok, si apre questa colonna, però il nero ancora non è sviluppato dietro da poterci porre una torre senza dover fronteggiare la risposta del bianco. Che fare quindi? Prova nuovamente a espandersi il nero con cavallo a5, programmando probabilmente in futuro una spinta c4. Però questo cavallo è sul bordo e per il momento dà veramente poco contributo. Viene quindi giocata cavallo e3, che blocca momentaneamente questa spinta e programma di portare il cavallo in attacco in g4. Per a6 nuovamente rinforza una possibile spinta, e ora alfiere h3 con attacco anche su questo pedone, quindi in qualche modo rende molto meno probabile la spinta F6 del nero da ora in poi. Ok, vediamo cosa sarebbe successo qui se il nero avesse spinto un C4, avendo preparato questa mossa. Il problema è che il bianco passa all'attacco. Grazie al alfiere H3 ora c'è cavallo G5 con grossa minaccia. Se il nero continua ad attaccare sull'ala di donna, c'è questo sacrificio che poi però viene ripreso con gli interessi, perché qui si dà doppio. La donna si sposta, il bianco fa fuori la torre e poi potrà prendere questo pedone mantenendo un buon attacco sull'avversario. Quindi una qualità per due pedoni sicuramente è una proposta accettabile. Ecco perché qui viene giocata d4, si cerca di far fuori questo cavallo, questo blocca un attimino le pretese del nero sull'ala di donna, però questo cavallo al centro è veramente portentoso, e ora il nero si procura una buona difesa per l'avamposto in c3. Il cavallo si sposta nuovamente in f1, questo per evitare di bloccare la diagonale all'alfiere h3, come vedremo sarà molto utile. E ora cavallo b6.
quale idea? Quella di portare il cavallo in D5 e eventualmente in C3, questo buon avamposto. Nuovamente si rinforza un po' la possibilità di spingere in C4, in più la donna nera difende D4 qualora si volesse effettivamente effettuare questa spinta. Ok, un'altra alternativa potrebbe essere giocare subito C4, però D per C c'è il problema di questo attacco su D4, quindi togliendo il cavallo di mezzo si facilita maggiormente il nero alla difesa di questo pedone. Comunque, cavallo B6, e Fischer continua con cavallo G5. Nuovamente c'è l'opportunità di questo attacco, però stavolta l'attacco è inferiore, non è altrettanto buono perché nero porta più pezzi all'attacco. Se qui viene effettivamente portato a termine la combinazione precedente, dopo donna D7, ok, il bianco guadagna una qualità, però è il nero che mantiene le redini dell'attacco. L'alfiere si deve spostare, cavallo C6, minaccia questo pedone, comunque insomma il nero riorganizza in fretta le proprie truppe verso l'attacco, mentre il re nero è abbastanza al sicuro ora che non ha alcun pezzo bianco nelle vicinanze. Ok, quindi per prima cosa viene giocato alfiere di 2, viene rimosso l'alfiere. In qualche modo anticipa l'eventuale variante di comincia con alfiere per E6, tra l'altro ora attacca il cavallo, quindi guadagna anche un tempo. Qui che fare? Una possibilità era riportare il cavallo verso il centro, cominciando l'attacco su questo pedone. Quella che viene giocata viceversa da Myagmar Suren è alfiere per G5. Quindi cede alla pressione, questo alfiere attacca il cavallo mortalmente e lo fa fuori. Il problema di questa mossa è che il nero perde un notevole controllo sulle case scure. Infatti qui Fischer può subito tornare indietro con l'alfiere, ok, sembra una perdita di tempo ma lo riguadagna subito perché attacca la donna. Non si può spingere F6 altrimenti cade E6 grazie all'alfiere H3, quindi la donna si deve spostare. Donna D7. E ora il bianco può passare all'attacco. Donna H5. Posizione non proprio opportuna perché invoglia un po' il nero a spingere in G6. Però questo indebolirebbe ulteriormente le case scure. E quindi niente di tutto ciò. Viene giocata viceversa torre FC8. Da una via di fuga al re comincia a mantenere l'attacco sull'ala di donna. Al momento difatti questi pezzi del bianco da soli non possono fare granché. Cavallo di 2, il cavallo deve essere ricircolato in attacco, presumibilmente in E4, dove potrà saltare in posizioni molto pericolose, che specie se il nero spinge e si crea un avamposto in F6. Qui che opzioni ci sono? Forse la cosa migliore da fare era giocare C4, spingendo al massimo l'attacco sulla di donna, per cercare di distrarre le forze del bianco. In realtà il nero qui gioca cavallo C3. Sembra una buona mossa. Va a portare il cavallo in un avamposto, da cui potrebbe essere fastidioso, ma al momento non ha sbocchi, perché tutte le case dove può andare sono difese. Unica cosa, può attaccare 4, caso servisse rimuovere questo cavallo. Però prima Fischer gioca alfiere F6. Un sacrificio di pezzo. E difficilmente questo potrà essere accettato. Qual è l'idea di questa mossa? Quella di controllare G7, una casa vitale per la sopravvivenza del re nero. Se il nero cattura, il bianco riprende, però ci sono seri problemi di entrata della donna con matta a seguire, quindi il re si deve togliere di mezzo, non può sfuggire al centro perché il pedone controlla pure E7, quindi non ha sbocchi, quindi re H8 con l'idea di portarci la torre. Però alfiere F5, altro sacrificio, ottimo. Qui si minaccia matto, quindi questo alfiere va preso e lo scopo del sacrificio è liberarsi questa colonna. Dove entra la torre, attacca la donna, quindi il bianco guadagna un altro tempo e riuscirà a catturare questo pedone alla prossima. Cattura di torre è migliore perché catturare di donna provocherebbe donna G8 e poi presumibilmente un cambio di donna oppure il bianco dovrà retrocedere un attimo. Quindi meglio riprendere di torre mantenendo il matto minacciato su H7, unica a difendere di donna. Ora però torre G7, mantenere la minaccia
del matto e minaccia pure la donna che non si può allontanare da questo pilone, quindi qui viene forzato a catturare. Il vantaggio del bianco in questa posizione è che può far giungere la torre, che è molto meno sviluppata, velocemente in attacco, grazie anche al controllo che ha la donna su questa casa. Quindi, nonostante sia in svantaggio materiale, in realtà il re nero è ultraesposto e il vantaggio del bianco è molto sensibile. Ok, quindi che fare? Donna E8. La donna si appresta a entrare in difesa del re se fosse necessario, per esempio sulla casa G7, quindi per evitare manovre del tipo donna G4 con minaccia di matto, eccetera. Pisce gioca a cavallo E4, porta anche questo cavallo in attacco, quindi una maggior ragione in più per evitare di catturare l'alfiere, altrimenti poi il nero prende il doppio con cavallo F6 a re e donna. Qui probabilmente si poteva anche cambiare questo cavallo, anche se avrebbe facilmente portato la torre in attacco. Pertanto viene deciso di rompere gli indugi e giocare G6. Ora con la donna in E8 si può cercare di arginare l'ingresso della donna bianca, ad esempio qui in caso di donna H6, donna F8, e il nero sta tranquillo perché il matto in G7 non c'è più. Viceversa però Fischer ha altri programmi, gioca donna G5 e si prepara a spingere questo pedone cercando di sfondare il castello del re avversario. Ora che il nero ha buone possibilità difensive con donna F8, dai possibili ingressi della donna avversaria, pensa di cambiare cavalli. Se non l'avesse fatto, difatti, il bianco avrebbe potuto cambiare per primo, costringendo ad un'impedonatura non facile da gestire, comunque in parità di materiale, come in questo caso. Quindi viene giocato a cavallo per E4, come detto. Se viceversa venisse giocata donna per F8, come visto, il nero si trova con questa impedonatura. Ok, quindi cavallo per E4, e il problema qui è che il bianco entra in attacco con torre E4 e ora anche la torre potrà unirsi all'attacco. Qui il nero prosegue con C4, cerca a tutti i costi di sfondare sulla redonda per far fruttare tutti questi pezzi. Tuttavia non è così facile da gestire la situazione. Una possibilità poteva essere cercare di rientrare in difesa direttamente con questo alfiere, conquistando la grande diagonale, anche se però si concedeva comunque un buon attacco ai pezzi forti del bianco. Ok, quindi C4, Fischer ignora completamente le minacce di questa cattura e gioca H5. Ok, qui c'è effettivamente possibilità di cambio, però per il momento nessun problema perché il bianco difficilmente riuscirà a sfondare questo pedone visto che è difeso da due pedoni neri. Il problema però principale è che il bianco può entrare con la torre in H4, quindi anche solo cambiare questo pedone libererebbe la via per un attacco possibilmente letale per il re avversario. Che fare? Non è che ci siano molte soluzioni qui. Il nero prosegue con l'attacco. Chiaramente ora questo pedone minaccia di essere molto pericoloso se non viene fermato, ma Fischer ancora ignora la situazione, gioca torre H4, portando in attacco la torre come previsto. Un'altra opzione molto carina qui era giocare alfiere per E6, sacrificio. Chiaramente questo alfiere non può essere preso di donna perché altrimenti c'è il matto imparabile. E l'altra alternativa, catturare di pedone, però toglie un pedone dalla difesa di G6. Qui il bianco effettivamente fa in tempo a giocare torre G4 e ora sfonderà il pedone centrale, anche se si prova a rientrare in difesa con torre A7, ma non c'è niente da fa. H per G, se viene preso questo pedone c'è donna che minaccia di entrare attraverso H6. Si prova a arginare con donna F8, però la mossa successiva imparabile è questa e qui il re è costretto a scappare, mantiene un super attacco il bianco con tutti i pezzi addosso al re avversario, non c'è scampo per il monarca nero. L'altra alternativa poteva essere qui catturare di donna il pedone, però qui la donna rimane inchiodata dopo donna H4 e il nero deve perdere materiale pesante.
Venne quindi giocata torre H4, un'altra mossa d'attacco molto pericolosa. E ora torre A7 sembra buona per il nero perché riesce in qualche modo a difendere questi pedoni. Quindi non c'è più nessun problema a giocare alfiere per E6 perché dopo che questo pedone riprende, in qualche modo il nero può rientrare subito in difesa. Che opzioni ci sono qui per il bianco? Se H per G6 è un po' prematura perché c'è F per G6, ora nero difende di torre. Quindi gioca alfiere G2, una mossa che a prima vista non sembra niente di che. D'altra parte l'alfiere su questa diagonale non poteva più far nulla, quindi ora si porta in una posizione dove può andare in E4 e attaccare su questa diagonale. Vedremo quanto è importante. Il nero prosegue con D per C, non subodora nessun problema. L'altra possibilità potrebbe essere donna F8, però alfiere E4, ora il bianco nuovamente ha un attacco formidabile su questo pedone. Ma vediamo cosa è successo in partita dopo D per C. Donna H6, minaccia matto il bianco. Quindi il nero è forzato a parare con la solita donna F8. Qui però il bianco ha una possibilità in più. Vediamo un po' se è riuscito a beccare cosa ha giocato Fischer a questo punto. Mossa spettacolare. Mettete in pausa il video se ci volete pensare un attimo. Qui Fischer ha giocato donna per H7, sacrificio di donna. Ok, cosa serve questa mossa? Serve per esporre il re a questo scacco doppio. Difatti, dopo H per G6, qui il re è spacciato perché se torna indietro c'è il matto del cantone con la torre, quindi dovrà prendere questo pedone. Ma ora si spiega come mai è stato giocato alfiere G2, cioè alfiere E4 e matto. Ecco perché purtroppo il nero dopo donna per H7 si è reso conto di questo guaio e ha abbandonato questa spettacolare partita. Ok, quindi che dire, ancora una volta Fischer riesce a distruggere un proprio avversario demolendo le difese del proprio re. Incredibile come Myagmar Suren sia rimasto devastato da questo attacco invincibile. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!